Buon Dio da tutti e benvenuti su AtiLab. In questo video vedrete come ho costruito questa fantastica barca a vela con vele alte un metro. Guardatele qui quanto sono grandi. Un progetto fantastico e consigliatissimo e super divertente da guidare al lago perché non ha alcun motore ed è spinta esclusivamente dalla forza del vento che agisce sulle vele. Questo video è sostenuto da PCBWay, un produttore professionale di circuiti stampati che offre la possibilità di far realizzare ben 5 PCB a soli 5 dollari, con tempi di produzione di appena 24 ore, e su diversi substrati come quello in alluminio e quello flessibile. PCBWay ha appena lanciato il quarto contest di progetti elettronici, con premi in palio fino a 1500 dollari e molti buoni sconto. Per partecipare avete tempo fino al 30 novembre. Visitate il sito per tutte le informazioni. Se nell'ultimo video della serie sulle barche radiocomandate, dove ho fatto vedere una barca stampata in 3D, vi siete chiesti che fine ha fatto la barca verde super rozza fatta in polistirene, ecco qui la risposta. L'ho modificata per costruire questo modellino di barca a vela. Se vi siete persi la realizzazione dello scafo, trovate il video qui sopra nelle schede. Ho usato un filo caldo per tagliare e sagomare il polistirene e poi l'ho rifinito con la carta vetrata. Quindi parto subito con le vele alte circa un metro, che ho realizzato a partire da un vecchio pezzo di lenzuolo arancione, su cui traccio a mano le curve prima di tagliare, lasciando un po' di bordo. Poi porto tutto a cucire, questa volta dalla nonna. Ed ecco qui il risultato del gran lavoro: due belle vele, la randa e il fiocco. L'albero maestro l'ho costruito con due tubi di alluminio che collego con una barra sempre di alluminio e che fisso con delle viti. L'albero si fisserà allo scafo che devo modificare aggiungendo un blocchetto di legno e due staffe di alluminio che sono tenute ferme da un bullone con testa tagliata del diametro esattamente perfetto e uguale all'albero maestro. Per fissare le funi che bloccano l'albero maestro e che tirano le vele, monto delle viti con testa d'occhiello. Con una piastrina di alluminio realizzo il buttafuori di crocetta che si monta in cima all'albero maestro. Lo fisso insieme ad un tubetto di alluminio ed infine aggiungo il tendifune superiore. A questo punto posso fissare la vela maestra alla cima dell'albero. Per le funi creo dei gancetti di acciaio e stampo delle piastrine di plastica. Poi preparo le funi con i gancetti, che grazie alle piastrine saranno poi regolabili. Aggiungo un buttafuori in cui passeranno le funi all'albero maestro. I ganci terranno l'albero maestro fermo collegandosi allo scafo modificato. Per manovrare le vele serve un verricello, che costruisco smontando un vecchio servomotore per modificarlo. Tolgo i vari ingranaggi e su uno di questi è presente uno scalino che fa da fine corsa meccanico, che devo togliere limandolo. A lato pratico potete vedere come funziona un servomotore. È presente un piccolo potenziometro che è collegato normalmente all'albero di uscita. Se invece questo potenziometro lo si ruota a mano, il motorino inizierà a girare indefinitamente in una direzione o nell'altra. Quindi blocco il potenziometro al centro e questa volta uso un radiocomando che, come potete vedere, mi permette di girare il motorino avanti e indietro. Richiudo tutto con il potenziometro bloccato e stampo un piccolo rocchetto per avvolgere il cavo che monto sul servomotore appena modificato. Poi monto il verricello completo nello scafo fissandolo e quindi collego i cavi che agiscono sulle vele tirandole e finalmente sono pronto per issare le vele.
Come vedete il sistema di cavi è proprio uno spettacolo e mi piace moltissimo. Già che ci sono, provo anche il meccanismo di manovra delle vene. Manca ancora un elemento prima di poter mettere la barca in acqua. Serve una deriva che bilanci la forza del vento. La realizzo da uno scarto di alluminio tagliando la forma di lama. Per creare il pesante bulbo della deriva, sul fondo monto delle parti stampate in 3D che riempio con del cemento rapido e dei tondini di acciaio. Una volta asciutto tutto, monto la deriva nello scafo, aggiungendo anche in questa volta dei blocchetti di legno su cui poter ancorare le viti. Ed ecco che anche questo elemento è completo ed è spettacolare. Monto la batteria in configurazione 2S2P agli ioni di litio e collego la ricevente due canali, così posso fare una prova del sistema di tensione delle vele. E sono quasi pronto a volare. La prima prova, anche se prometteva molto bene, è stato un vero disastro. La barca si è accappottata per via del vento e del poco contrappeso e l'ho riportata a riva grazie ad un pescatore di passaggio. Quindi rientro al laboratorio sconfitto, ma pronto per le modifiche. Prima cosa creo uno stampo per fusione con della malta bianca e un negativo stampato in 3D che annego nella malta, per poi portare tutto ad asciugare sul poggiolo insieme ai fantastici pomodori dell'orto che devono ancora maturare. Una volta asciutto lo stampo, che è venuto anche molto bene, passo ad una lattina di Coca-Cola speciale. Infatti è pesantissima ed è piena di piombo. Fondere il piombo è molto facile, basta un fornelletto da campeggio, ma attenzione a farlo con adeguata ventilazione. Io ho usato anche una ventola potente in modo da respirare aria fresca ed evitare i vapori tossici del piombo. In un attimo il piombo si scioglie ed è pronto per essere versato nello stampo. Essendo solo metà, realizzo due colate che poi unirò in seguito. Ottenute le fusioni, rimuovo gli eccessi più evidenti e monto le due metà sulla deriva. Sicuramente non sarà la versione definitiva perché il peso è critico e va assolutamente incapsulato in modo da evitare di disperdere il piombo nel lago. Ho anche modificato il sistema delle funi aggiungendo un rinvio che tiene sempre in tensione la fune ed evitando così che si attorcigli sul rocchetto. Ho anche cambiato la riccia trasmittente con una digitale più precisa ed affidabile. Trovate il link in descrizione a questo prodotto. E finalmente ritorno al lago per provare le modifiche fatte, e questa volta la soddisfazione è veramente tantissima. La barca va via benissimo, silenziosa e veloce, spinta solamente dal vento.
è anche molto divertente da pilotare, perché bisogna capire come si muove il vento e tendere le vele di conseguenza. Con le batterie che ho montato ho potuto lasciarla in acqua per tantissimo tempo. E guardate adesso quanto riesce a tenere il vento senza capottare, grazie alla deriva pesante. Appunto, proprio perché non c'è alcun motore sulla barca, se non c'è vento non ci si muove. Così mi sono dovuto attrezzare mandando la barca radiocomandata stampata in 3D per poter recuperare e portare a riva quella a vela. Insomma, per me questo è un grandissimo successo e se siete appassionati di modellismo, penso che questa sia la miglior cosa da realizzare. C'è ancora molto da imparare e da migliorare. Mancano elementi per le vele come il vang, che tiene la vela tesa evitando così le oscillazioni. Lo scafo e la deriva vanno ridisegnati da capo per renderli più performanti e adeguati alle vele. Ma questo sarà il lavoro che pubblicherò nei prossimi video di questa serie. Naturalmente, se questo video e progetto vi sono piaciuti, lasciate un bel like e un commento qui sotto. Sapete che sono sempre alla ricerca di nuove idee e miglioramenti per questi modellini, quindi lasciate pure la vostra opinione. Vi invito a visitare le pagine social di ATLAB, come la pagina Facebook, il canale Telegram e la pagina Instagram, per restare sempre aggiornati sulle attività che svolgo nel mio laboratorio. Infine vi invito ad iscrivervi al canale ATLAB e di attivare la campanellina se non l'avete già fatto. E intanto un saluto, ciao!